Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Questo episodio sarà con una daily con Isaac, tranquilli tranquilli, e vediamo quello che ci aspetta fino a Eclipse in hard mode, ma si fa. Buon Isaac, sperando. Oh, una batteria, quindi vuol dire che possiamo rirollare almeno due volte gli oggetti. La speranza ovviamente è di trovare qualcosa di figo già all'inizio, però. Cuore, la ghigliottina, Cricket's Body mi piace. Cricket's Body fa in modo che quando il colpo colpisce, a parte essere un leggero aumento di tears, le lacrime si splittino. E questo provoca ulteriori danni perché quelle lacrime splittate fanno danno. Olè, ho visto la roccia segnata, ma non. Sì, ok, ero convinto di non avere esplosivi. Vabbè, uguale. Diciamocelo che non è che ho risolto neanche la mia problematica. Continuiamo. Due chiavi. Allo stato attuale. Olè. No, 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 no. Perfetto. Il mio timore era che non riuscivo a raccogliere le cose. Dai. Olè. Altra chiave ancora. Va bene. Ok. In teoria con Cricket's Body, ragnetti e simili dovremmo toglierci dalle scatole in tempo zero. In teoria. Vai. E olè. Quello di fede ci sta come pochi. Fatto, fatto. E qualche centesimo gratis perché male non fa. Ora ho almeno tre batterie, quindi tre reroll dell'oggetto che comparirà qui in caso venga qualcosa di brutto. Vai. E certo, Duke of Flies non è che gli dice proprio benissimo contro qualcuno con un danno che inizia a essere un po' più alto della media. Vediamo cosa c'è in questo. No, aumento di vita e rate. Beh, ci sta. Ci sta, poi io mi ricarico e riscendo. Quindi vedete, ho ottenuto soltanto una marea di roba. È aumentata la ve velocità dei miei colpi. La velocità di fuoco. È aumentata la vita. E tutto è bene perché finisce bene, praticamente. Sì, sono riuscito anche a togliermi dalle scatole. In realtà avrei potuto aspettare e vedere se riuscivo a far colpire al nemico che spara Lifehack la roccia segnata, quindi sono stato forse un po' frettoloso. Però, tutto sommato, è andata. Ora, l'unica cosa che mi resta da fare è sperare di trovare velocissimamente, cosa che è successa, la stanza del power up, perché così non spreco ricariche. Cariche. Vabbè, small rock. Aumento di danno. No, no, ancora. Certo, mi darebbe 5 consumabili, però. No, 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 buono. Buona lì. Restock. Questo, se riesco a averci abbastanza denaro, è un acquisto da fare il restock. Perché di solito è un buon investimento. Il restock farebbe sì che gli oggetti acquistati continuano a rigenerarsi nello shop. The Stars. Questo è un buon oggetto. Vabbè, The Stars and Tarot, è un consumabile, ci teletrasporterebbe gratuitamente nella stanza del power up e ce lo teniamo per il prossimo piano. Ok. Ce la faccio a ricaricare l'oggetto? Sì, ce la dovrei fare. Ma sono più preoccupato dei ragni che. Dovevo essere anche preoccupato del prendere danno, a quanto pare, ma. Olè, dai. Ecco, purtroppo Cricket's Body ci ha dato un range più basso e non è molto bello. L'eremita ci avrebbe permesso di andare gratuitamente nello shop, invece noi abbiamo sprecato una chiave per farlo. Ok.
Faccio l'azzardo. Perthrow. Che è un ulteriore reroll. Sì, dai. Allora, andiamo avanti con Perthrow. Però io mi prendo l'oggetto che sta nella stanza del power up. Forse rirollo ancora, faccio l'azzardo. Cioè, nel senso, uso Petro. Beh, che è l'Elemental, quindi mi è andata decisamente di lusso. Il primo danno di ogni stanza verrà annullato. Veloce e senza troppi problemi. L'eremita. Quindi, ad esempio, posso entrare qua gratis. Blank Rune. Dagaz, che mi ha dato un cuore di fede. E un dicevo Dagaz che mi ha dato un cuore di fede e la dimozione delle maledizioni che non c'erano, quindi da quel punto di vista poco e niente. Ora con The Stars ci andiamo a affrontare il boss. Il boss mi darà una carica, la carica mi permetterà di rirollare e quindi posso rirollare l'eventuale oggetto, soprattutto il patto che capiterà. Sperando che capiti un patto con oggetti e non il patto con i forzieri, perché li tendono ad essere un po' meno ottimizzati per usarci il D6. Vabbè, boss fight. Mostro. Mostri. Vabbè, due mostro. Dai, è un andato. Olè. E questo è fatto. Ma la Mister Dolly è così, punto. Si prende così e si ama. Qua Dark Matter, va bene. Mister Dolly ci ha aumentato le tiers e ci ha fornito tre cuori, che potevano essere anche tre cuori di fede volendo, però non è stato così. Dark Matter invece ci ha aumentato il danno e ha messo una chance per le nostre lacrime di mettere il Fear Effect. E notare che scherzando di danno abbiamo la bellezza di 6 danno? 6 e mezzo quasi. Che male non fa? Cioè, momento, male fa, ma non fa male a noi. Che è più o meno l'intera cosa che interessa. Fatto. Poi. Ok. Fatto Champion Belt? Per aumentare ulteriormente il nostro danno. Ma sì, dai. Certo, se onestamente sarebbe stato più intelligente prendere il come si chiama? Il cuore di fede. Anzi, siamo sinceri. Io non sono sicuro se avevo già ottenuto 15 centesimi prima, ma avrei dovuto prendere il restock al primo piano, al precedente piano. No, che Betrayal non mi interessa. Dai. Olè. Chiave. Fatto. Eppure questa. Poi. Ok. Eppure questa è fatta. Qui poi potremo andare la Gastrum gratis grazie al fatto dell'alimento, ma per ora concentriamoci sui nemici che stanno nel mezzo. Oh no. Oh, contact from below. Ci sta. Ci sta. Contact from below, in caso non lo sappiate, fa in modo che i consumabili spawnano doppi. E obbliga ad avere doppi boss a fine piano, cioè nella stanza del boss. Però, globalmente. Magic Mushroom! Eh sì, All Stat Up e moltiplicatore del danno. Cioè, penso sia il miglior oggetto che possiamo avere. Pride.
Grazie. Eccolo qua. Perfetto. The Tower, che in realtà per noi è fighissima. The Tower, che non ho mai pensato particolarmente come tarocco. Cosa fa The Tower? Riempie la stanza di Trollbomb. Che, se data dall'inizio, avendo l'Holy Mantle, azzeriamo la possibilità di farci del male da soli. Perché comunque, se anche ci dovessero colpire, siamo protetti all'Holy Mantle. Olè. Poi. Ecco. Ora questa è fatta. Eccellente. Purtroppo non possiamo rirollare, ma ciccia. Perché comunque abbiamo ottenuto il best oggetto della vita, che è il Magic Mushroom. Ma me va bene così, non me lamento. Olè. E vai giù. Aumento di tierza che non penso si applichi. Infatti, sto già al limite. Però scendiamo. Potrebbe essere interessante se troviamo per qualche motivo un tears down. Ok. E altre chiavi. Altre chiavi. Ok. Che cacchio. Altre batterie. Tra l'altro doppie adesso. Iniziano anche le batterie a spawnare doppie. Il V6 ringrazia. Telepills. Senza colpo ferire. Ok. Ah, questi mi devono tirar fuori una left hand, che mi va benissimo. Perfetto. La left hand, per chi non lo sapesse, forza ogni forziere ad essere un forziere rosso. No, probabilmente lo sapevate già, ma non fa male ripeterle codeste cose. Codeste cose. Ah, se vi sembro un po' strano oggi, probabilmente sono strano oggi, me ne rendo conto, perché sono reduce dal lungo turno al lavoro, lungo, tanto lungo. Quindi questo è effetto delle left hand. Non riesco a portarmelo appresso, no? No. Perfetto. Dicevo, sono reduce da un lungo turno al lavoro e pertanto non sono il mio solito me stesso. Ho fatto un paio d'ore di riposo adesso, ma non compensa 13 ore di lavoro. Sì. Cioè, ci speravo, ma no. Mi sento competente in continuo. Però sto video va registrato, altrimenti rimango bloccato, quindi si fa. Niente, ma dov'è il... la stanza del power up? Grazie. Ecco. Ok. Perfetto. Vediamo cosa c'è qua. Aumento di vita? Mutant Spider! Allora, perché mi sono fiondato su Mutant Spider? Mutant Spider abbassa ovviamente la Death Rate. Però ne avevo ottenute talmente tante Death Rate che comunque abbiamo 12 col Mutant Spider. Non una cifra bassissima. Health down. Vabbè, me ne faccio una ragione. Beh, niente. Boss fight contro la Carrion Queen, che potrebbe essere un po' un problema, ma non lo è, perché ho comunque un quad shot da 11 di danno, quindi capire. Ciao Grampus. Olè. A Lamp of Call mio, tranquillamente, senza nessun problema. Tre bombe ancora di fede, va bene. 3 e si scende. Lamp of Call fa, il secondo contract, no, il Lamp of Call, sì, stavo dicendo, molto comodo, fa sì che pian piano che si allontanano da noi le lacrime diventano più grandi. Con un quad shot significa che man mano che si allontanano le lacrime coprono una superficie bella soddisfacente. L'altro invece
Evil Matchbook fa sì invece che i nostri. Io avrei ottenuto quello che avete già visto, tra l'altro. Tre bombe e un cuore nero. È uno dei peggiori oggetti del patto che ci stanno, fortunatamente tanto ce l'avamo lì gratis però, quindi. Ace of Heart, trasforma tutto in cuori. Mi vanno bene sti cuori. È che adesso invece ho un dubbio che mi potevo togliere in quel momento. Se io avessi usato Ace of Heart. Vegliato. Dicevo, se avessi usato Ace of Heart mentre c'era la Troll Bomb, avrebbe trasformato anche la Troll Bomb? Domanda per i filosofi. Vabbè, tanto ne continuiamo. Olè. Si sale. Ho detto si sale. Non mi dispiacerebbe trovare veloce mente il la stanza quella del power up, ma si sa che non andrà come voglio io. D4 rirollerebbe i miei oggetti, ma non vedo motivo di rirollarli. Mi sento soddisfatto così. Ok, mi sento molto soddisfatto così. Non poco. Bel guess, non sono particolarmente interessato. Per favore. No, ovviamente. C'è qualcosa nel mucchio che. Ah, butta di giù brutalmente. Potrei anche andare direttamente dal boss, ci penso. Faccio venire al boss. Maschera d'infamia. E poi vado a cercare la mia stanza del power up. Olè. Aumento di vita, non mi interessa. Ho sbagliato. Non è che mi interessi molto la latchkey, ma. Aumento di fortuna e due chiavi. Aumento di vita ovviamente non mi interessava perché sto già full vita, cioè. Non so che margine di miglioramento avrei potuto avere una cosa del genere. Vai. Ma dov'è che siamo a livello di piani? Necropolis 1. Ok. No. Interesse non ce n'è. Chiavi. Ah, bibili to fly. Non ci faccio poi molto, ma tanto vale. Speravo in un grid. A livello. Poco di onestà, speravo in un grid lì. Ok, si corre fino al prossimo piano. Questa me la faccio principalmente per la carica extra. E andiamo al prossimo piano. Dai, veloce. Tu sei lento, figlio mio. E so far. Sapete, io mi porto l'Heltdown. Perché se riesco a fare un patto come si deve nel prossimo piano, a togliermi quei tre cuori. Lo posso usare per ottenere un altro cuore rosso. È puramente ipotetico come utilizzarlo, però ci sta. Che vi ricordo che se non avete abbastanza. Se avete un solo cuore, l'Heltdown diventa nel tappo. Così come se avete un solo mezzo cuore di vita rossa rimasta, un bad trip diventa un full health. Vai. Danno estremamente stupido preso, ma grazie al cielo abbiamo l'Holy Mantle che si riprende per noi. Come in questo caso specifico. Come è appena successo. Qualcosa è esploso. Eccellente. Ma sfortunatamente non abbiamo la visibilità del. Non vediamo dove stanno i cosi. La mappa. Che è una cosa un po' seccante. Fa niente, questo danno fa niente. Non interessa. Vabbè, questo un po' mi ha dato fastidio. La prima l'ho tollerata, la seconda non tanto. Olè. Perfetto. Questo è fondamentalmente gratis. Pulp. Bad gas. Niente, niente. E continuiamo a cercare.
Dai. Death 2 costa 2 lost, abbiamo già visto quello. Perfetto. Perfetto. Qua. Vabbè. Queste sono le classiche stanze in cui se paghi per entrare rosica bestia che non ci trovi praticamente nulla. Ci trovi tanto ovviamente la fregatura. Fatto. Fatto e fatto. Poi. Perfetto. I poli, vabbè, diciamo che Contact from Below si sta facendo sentire a livello di efficacia, col fatto che con il fatto che quando compare un cuore di fede ne compaiono due, e quello è pesante, una cosa. È un miglioramento sostanziale. Piggy Bank, no. Non so cosa sei, ma ti voglio. Angry Fly. Non ricordo diverso Angry Fly l'immagine, ma fa nulla. Non interessa andarmi a cercare la stanza. Dicevo, non interessa andarmi a cercare la batteria dietro, che affitto domani, se no. Ok. Perfetto. Adesso. Questo. Diamo un'occhiata a quello che c'è qua. Zampa di Gappi e My Shadow. Ok, la usiamo una volta. Si riprende questo. Si riprende quest'altro, Judas Shadow. E rimango così perché. No, sapete, vi dico. Vado con Guppy Spaw, vado avanti con Guppy Spaw. E ci ho messo troppo, volevo farmi la rush. Vabbè. Allora, se non mi posso fare la rush. Non ha molta importanza la rush nel tap. Ma mi prendo il D6 e vado avanti. Si scende. Il D6 è per un eventuale altro patto. Non è niente. Eh no, il cuore rosso è per un eventuale altro patto. Anche se mi impedisce di utilizzare ogni danno la come è che si chiama? La Polaroid. Intanto, Maledizione strana e Curse of the Blind, che bello. Ok. Perfetto. Cosa ci è qua dentro? Cioè, potenzialmente è bella roba. Grazie. Gatto morto. Qui abbiamo già due oggetti di gatti. Andiamo a party. Vai giù, per favore. Ok. Eppure questo è fatto. Lento ma costante. Certo, il D6 è abbastanza inutile qui perché non posso vedere prima gli oggetti di raccoglierli. Vabbè. Dai. Olè. Il boss sta lì, non ho interesse a gironzolare qua. The Cage. Piace. Veniteci. Veniteci. E vai giù. Agent Boy, che sono soldi fondamentalmente. Vabbè, andiamo verso l'ultimo piano perché vi ricordo che Eclipse è il nostro traguardo finale, anche se potremmo, volendo, spingerla un po' di più e farci anche Ash. Provarci almeno. Anche se per Ash vorrei veramente togliermi il cuore rosso e andarci di Polaroid. Aiuta. Curvo. Lemon Party. Wurp fa genera un'altra pillola di Wurp, praticamente. Allora. Batterie.
Ok, cerchiamo il boss. Olè. Fatto. Chad, sbagliato. Sì, io vado un po' di fretta però. Ovviamente. Perfetto. Ok. Tanto queste lacrime sembrano quasi di inchiostro, ora che ci penso. Dovrebbe essere fatto del fear shot, ma mi sembra più denso. Ah no, è il fear shot più il... più il... Lump of Coal. Vengono proprio lacrime d'inchiostro, che potrebbe essere un titolo per l'episodio, ora che ci penso. Perfetto. Nope. Ok. Ecco. E questa è fatta. Niente. Questa se non siamo stanze del genere, se non si fa molto danno, sono una rottura di scatole immensa, perché i due occhi non sono colpibili. Cioè, sono colpibili, ma se ne fregano altamente. E intanto si bersagliano di laser, cose cattive. Ehi, qualcosa c'era sotto. Andrausi, che dovrebbe rallentare anche... No, non rallenta niente perché Andrausi si usa solo nella stanza stessa. Dai, perfetto, ora scendi. Prendi le belle estreme in faccia. Ah, non abbiamo Ash, non abbiamo nulla, quindi la run si conclude così. Ciao ragazzi.